Ho molta stima, molta simpatia, ammirazione per Berman e di fondo sento una gran solidarietà, una gran congenialità, anche se i nostri film possono sembrare, così, una visione magari un pochino superficiale, profondamente diversi. Con Berman sento un tipo di fratellanza che è quella che in generale credo provino gli artisti che realizzano pienamente, con episodi a volte felici ed altri infelici, la propria vocazione. Ecco, Berman mi sembra che incarni in maniera superba il tipo d'artista che fa della sua vita il banco di prova, il nutrimento per realizzare le proprie fantasie. In un periodo poi come questo che stiamo attraversando, dove le esperienze avanguardistiche le più viete, i movimenti contestatari di tipo isterico e inutili, annebbiano la lucidità di un certo panorama, mi sembra che Berman riproponga in maniera molto ferma e molto lucida il discorso dell'individuo, cioè un artista che persegue senza lasciarsi annebbiare il filo del discorso della propria interiorità. Ed è da questa forma di individualità, cioè, alla quale anch'io credo di appartenere, è proprio questo che fa sì che i film di Berman e la sua personalità di artista mi sembrano particolarmente esemplari. Un suo giudizio su Federico Fellini. I've met him once and we have written some... L'ho incontrato due sole volte e ci siamo scambiati alcune lettere in questi anni, tre o quattro lettere. I will tell you from the first moment le dirò che dal primo momento in cui ho visto i suoi film ho apprezzato moltissimo la sua arte. Penso che il primo film che ho visto sia stato La strada. Poi ho visto tutti gli altri, compreso Lo sceicco bianco. Io ammiro molto Fellini, tanto da esserne anche un po' geloso, perché il suo mondo, pur così lontano dal mio, arriva sempre a colpirmi profondamente. Molto spesso mi chiedo perché non posso fare altrettanto anch'io. Perché non posso fare dei film simili ai suoi. Quando ho incontrato Federico per la prima volta, ho provato spontaneamente un grande senso di cordialità e di simpatia, la stessa simpatia che mi suscitano i suoi film. È stato straordinario. Siamo rimasti tutta la sera a parlare fino a notte inoltrata, scambiandoci le nostre esperienze reciproche di registi cinematografici. È stata una cosa affascinante. Le nostre esperienze erano così simili, erano così vicine. Sono molto felice di averlo conosciuto e non vedo l'ora di rivederlo.